Unboxing di Charlotte Tilbury. Allora, sono appena arrivata qua a Londra e sono stata invitata da Charlotte, hai già detto tutto, per l'evento del lancio di questi nuovi profumi di Charlotte Tilbury. Mi hanno fatto arrivare un po' di roba in camera. Non so se rende la quantità, ma è pesantissimo questo sacchetto. Cercherò di farvi vedere tutto in questo video. Partiamo ovviamente da questo, che solo il packaging è stupendo, e dentro troviamo tutte le prove delle fragranze che ci sono. La fragranza che mi è uscita facendo il test sul loro sito. Queste che sono le carte da cartomante, io veramente... Ma passiamo a quella che è il sacchetto principale, e vi dico già che c'è ogni cosa della collezione della skincare di Charlotte Tilbury, più un po' di trucchi da provare. Io penso di... Sto sognando! Questa è la Magic Cream in versione light. Il setting spray che vi giuro avevo finito l'altro ieri e mi hanno dato la versione grande, io voglio la versione più piccolina. Poi abbiamo questo che serve per la skincare, per idratare. Queste due creme, questa è sfoliante e anche questa è sempre fa parte della Magic Cream, e vi giuro non l'ho mai provate, ma so che sono buone, lo so già. Questo che vi giuro volevo provarlo da un sacco di tempo, e sarebbe la crema corpo, dovrebbe renderti luminosa, un po' abbronzatina, vabbè. Ma poi questa è gigante, ci sono le versioni grandi di tutto. Di creme ne abbiamo altre tre, abbiamo questa che è crema notte, questa è un'altra Magic Cream, e questa che è invece la crema per gli occhi. Non è finita qui, abbiamo una Magic Water, questa che è una maschera per il viso. Questo è il primer che so già che è pazzesco. Una crema corpo versione grossa. La zia Pinuccia dice che devo dire maxi. Questa che è una maschera che secondo me la mettete e rinascete completamente. Passiamo a questo che è un Tonico Glow. Questo è uno struccante, ok? Lo struccante più bello che abbia mai visto. Questo è il Magic Serum, che è veramente la fine del mondo. Poi abbiamo un profumo, che è sempre lo stesso che ho scelto, perché secondo me è la profumazione che più mi rappresenta. Questa che è la palette Occhi. Cioè, guardate quanto è bella. Questo che è il Flawless Filter. Tra l'altro c'è anche questa versione qui che non ho mai provato. Oh. Magic Lip Oil. Questo sarebbe un balsamo labbra. Abbiamo questo che è il collagene. E il Lip Balm nella versione Pillow Talk, che è la... migliore secondo me. Il mascara di Charlotte Tilbury, il bronzer che ho provato dalla mia migliore amica e ora che ce l'ho anche io non potrò più farne a meno. Questo che è il rossetto matte sempre nella versione Pillow Talk. Poi abbiamo la matita occhi che non ho mai provato, e tra l'altro mi serve una matita occhi e ora ce l'ho. E questo era il tutto. Ecco la quantità di prodotti che mi hanno fatto provare in stanza. Io non vedo l'ora di provarli tutti uno a uno, e ovviamente ci prepareremo insieme per queste cene di questi giorni, così vi faccio vedere qualche prodotto. Mua!